Penso che sia una bellissima iniziativa perché avvicina le librerie e gli editori alla gente, quindi un modo ancora diverso di avvicinarsi alla lettura. Sì. Gemini è la storia di un ladro internazionale, un ladro famigerato, conosciuto in tutto il mondo per la peculiarità dei suoi furti e dei suoi obiettivi. Ricchi paperoni che in qualche modo si sono resi colpevoli di sottrazioni di beni dai musei. Tra un colpo e l'altro Gemini torna a casa e casa, come al solito per quanto mi riguarda, è il paese di Balme, in questo caso nella misteriosa frazione Brusque. È un'iniziativa bellissima, io vengo tutti gli anni, è sempre un piacere incontrare i lettori, in primis il nostro splendido editore Enrico Cavallito di Impremix. E diciamo che almeno non passa troppo tempo tra un salone del libro e l'altro. Assolutamente, leggere è sempre il modo migliore di fare dei bei viaggi, la consiglio caldamente. Giallo ce n'è tantissimo, non dimentichiamo che uno dei generi in assoluto più letti in Italia e comunque nel mondo, quindi più giallo per tutti.